Andiamo. Non so se riusciamo a intanto. Riusciamo ad aprire un po' questa strada. Piacere, Laura. Donna. Questo è chiamato comunicazione tradizionale, diciamo che il nostro core business è un po' questo. Certo. Ok, io ci sono, facciamo la prova audio. Sì. 1, 2, 3. Perfetto, l'audio c'è, un secondo solo. Tranquillo, perché tanto, come dicevo prima, tagliamo. Sì, sì. Quindi una parte consistente di questo fondo Gratella della Biblioteca di Lugo di Romagna consisteva appunto in lettere, documenti, come possiamo in parte vedere, molto diversi fra loro. Il materiale che viene prodotto in una corrispondenza privata, quindi che nella contemporaneità non ha tutte le attenzioni di pensare alla durabilità futura o del futuro utilizzo, è ancora più danneggiato. Ahimè, diciamo frequentemente nelle carte del Novecento, è che essendo una cellulosa così povera in partenza da un punto di vista chimico-fisico, si degrada nel fenomeno noto dell'ossidazione della carta. Noi abbiamo arrestato in gran parte, anzi complessivamente, il degrado chimico-fisico e in qualche modo attenuato quelle che sono le alterazioni cromatiche, cioè il danno dovuto estetico, in qualche modo, pur essendo in gran parte documenti, ma certamente fastidiano, diciamo così, la lettura del documento stesso. Sì, io prendo il monitor, cioè questo è. Sì. Dettaglio della lente. No, prima di far partire la scansione lui ci spiega col documento lì, la tabella dei colori, come okay. Funziona insomma tutta la procedura eccetera. Allora maggior ragione. Che stava dicendo adesso? Allora maggior ragione farei una ripresa tutta quella parte che parla sto su di lui e poi facciamo i dettagli. La luce mi è spesso un po' un set. Ma se pensi che dia un bel effetto, se vuoi vedere, va bene, giusto per vedere cosa intendo. Ma mi fido. Non è bello vedere così, manca il tono per dopo. Il margine superiore, quindi lo scopo dell'intervento molto semplicemente sarà quello di andare a reintegrare questa mancanza. Come si fa questo? Si fa con tecniche materiali che sono quelle tipiche appunto di questa tipologia di interventi, quindi veline e carte giapponesi. E tiro